La città, vai là. E questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani, questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Roma continua ad essere in perenne espansione. In passato questo era un vanto, ma ora è il momento di fermarsi. Le colate di cemento ogni anno ricoprono 100 ettari di suolo naturale, un'area grande quanto 150 campi da calcio. E non è un fenomeno legato all'aumento della popolazione, anzi, culle e appartamenti rimangono vuoti. Non si tratta quindi di bisogno di nuove case, ma solo di consumo di suolo che si potrebbe evitare. La conversione dei terreni da agricoli a edificabili genera profitto immediato, aumento della rendita per il proprietario e nuove entrate fiscali, ma il prezzo da pagare è molto più alto. Isole di calore, suolo impermeabile, riduzione della produzione agricola dell'agro romano e minore spazio vitale per le nostre attività all'aperto. A Roma si sta lavorando ad un piano per la permeabilità che vuole fermare il consumo di suolo, rigenerando le aree degradate e recuperando terreni naturali per restituire alla capitale il respiro che merita, perché il suolo conta.